Allora, intanto infatti vediamo come sei partito. Whimsicott, e lui invece è partito Driftling Archimp. Ok. Esatto. In questo momento tu devi fare una Z con Eevee, evitare che ti faccia troppi danni su Eevee o un Ailsa. Sì, esatto. Driftblim non mi preoccupava perché Shadow Ball ovviamente non è efficace su Eevee e non aveva il boosting speed, non poteva darmi alcun tipo di problema, non vedevo cosa potesse fare lì e quindi io semplicemente l'ho ignorato E infatti e mi sono occupato. vediamo. Ah, hai fatto Fling su Garchomp per evitare lo Psychic Terrain di Tapulele. Quindi gli hai tirato Razzo Fang. Garchomp flincia e Eevee porta a casa la Z-Move. Esatto, Fling è utilissimo perché Whimsicott essendo molto veloce può flinciare praticamente tutto quello che gira dai Tapu tranne Coco ovviamente, ai Garchomp, supera Kartana, può flinciare anche Kartana. È un fake out che supera la Psychic Terrain e che sorprende, perché nessuno si aspetta Whimsicott e Razzlefang, se lo aspettano tutti Sash. Sì, Razor Fang è ovviamente lo strumento che garantisce nel momento in cui viene lanciato il flinch al 100%. E questo diciamo che è una sorpresa, è uno di quegli effetti a sorpresa che ti fanno portare a casa la prima partita e che ti mettono in una posizione un pochino più alta rispetto al tuo avversario e ti permettono di rischiare un po' di più nella seconda. Ora infatti poi vediamo lo switching di Smeargle su Whimsicott, il suo switching di Driftlim su Garchomp, un gran protect di Eevee e lo Psychic su Qua Smeargle. lui mi fa una bella giocata molto rischiosa, però a me serviva mettere Smeargle perché o entrava gratis e mi andava bene, o moriva e pazienza, cioè una volta che avevo Espeon in campo Ok, era finita. ero tra virgolette tranquillo. Ok, vediamo ora che hai buttato in campo Whimsicott contro l'Elder Sì, che non poteva fare niente, purtroppo Whimsicott è lì solo per un pochino anche spaventare, perché l'avversario non conosce il set completo. Driftlim. È vero, questo è fondamentale. E quindi in realtà era inutile lì Whimsicott, però ho detto sia mai che l'avversario me lo colpisce e invece che colpire Ok, Espeon. magari va nel panico e dice prima lo isolo o gli levo il supporter se no ho perso. Vediamo Sì, cosa sì, sì. fa. Switcha ancora Driftlim. Parte il taunt di Whimsicott. Batte un pass. Ovviamente su Driftlim avrebbe avuto effetto sotto Psychic Terrain il taunt Sì, perché perché è non tocca il levitante. terreno, no? L'Elefa Psychic su Whimsicott come avevi previsto o pianificato. E in campo c'hai un bel Espeon diventato un carro armato e il suo amichettino Eevee accanto. Lui Con switcha. Psychic Terrain che mi aiuta perché Esatto. mi potenzia Il. il mio buon Esatto. Espeon. Lui switcha il suo Lele in Driftbeam. Il tuo Eevee fa Detect. Storied Power, morto. Magnezone prova un fulmine che ti fa il 30%, quindi un danno che fa ridere. Garchomp protegge, Storied Power su Garchomp protegge, Fulmine fa ridere di nuovo, Baton Pass con Eevee. Perché il punto era che Eevee ha la Z e obbligatoriamente deve andare su Last Resort. Last Ok. Resort è un attacco fisico che si può utilizzare solo se hai già usato tutte le altre mosse Ok. da quando sei entrato in campo. Quindi io prima di usare un attacco con Eevee avrei Devi dovuto finire utilizzare tutto. tutte le altre mosse. Vediamo. Lui switch Garchomp in Lele. Questo fa molti switch. Tu fai Protect con Sì, Espeon. Pick difatti Attack. Lui fa la Z.
Gigavolt. Qui avevo, sapevo che lui poteva potenzialmente avere la Z e ho Ok. pensato qui, ok, qui lui cosa vuole fare? Vuole, probabilmente sospetta che io abbia la super bacca su Espeon e quindi mi vuole dare un bel colpo, probabilmente ero in range Del della Z e ci proverà sicuramente prima di morire con Magnezone. KO. Tu hai provato a togliergli lo Sturdy con Quick Attack, tolto però dallo Sì, Psychic Terrain. però va bene perché insomma gli ho fatto sprecare la Z sulla Protect, mi ha fatto il 12% che non è niente. E vediamo un po' come reagisce. Storied Power, Lele è morto. Intanto vedo in chat che lui inizia a insultare il role game. Sì, no, questo era un Ah suo no, compagno ok. di squadra, sì. Ok, vediamo Last Resort, Divi, Protect, Earthquake. Last Resort, crit su Garchomp, fortissimo sto Che Eevee. gli ha fatto se... Sì, vabbè, non era molto molto importante questo crit, però fa sempre Anche su piacere Magnezone vedere. crit. Fa sempre piacere vedere un Eevee che fa 60% Al al Garchomp. Garchomp. Bene, la seconda invece l'hai persa perché hai fatto per sbaglio un misclick. Sì, la seconda ovviamente io agitatissimo per il momento in cui stavo giocando, eravamo sotto 1-3, con la vittoria gli avversari si portavano a casa la finale perché si gioca in 7 E hai e miscliccato quindi ho cliccato Baton Pass, che su appunto Button vediamo Pass adesso. invece che su Evo Boost. E poi nel momento in cui stavo cambiando è partito l'altro, ha fatto la sua mossa, quindi è partita la mossa e non mi ha fatto in tempo a prendere. Io Esatto. l'avevo cliccato l'Evo Boost, però Showdown non ha fatto in tempo a prendere la nuova mossa, ha preso la vecchia E sei rimasto fregato. e purtroppo in 2 turni Hai buttato via una partita, diciamo. ho perso proprio fine la partita e lì ho detto bene, insomma, qui si va Alla terza del Game qua, 3. si va alla terza e se perdo la best of 3 perché ho fatto un misclick, questi mi ammazzano. Esatto. Vengo inagliato dall'albo dei giocatori. Ok, quindi vediamo la terza. La leading tua è sempre Whimsicott Eevee e la sua è sempre Garchomp Drifblim. Tu fai Fling con Whimsicott, Garchomp flincia, Tailwind con Drifblim, stavolta non switcha e fai la Z move con Eevee di Extreme Boost. Il turno 2, lui switcha Drifblim, butta Mach, tu gli fai il taunt giustamente per evitare le Aids. Lui Mach è immune al taunt, farai sicuramente Adesso qui abbiamo una mossa che non avevo ancora rivelato su Whimsicott, quindi lui si è boostato Garchomp e adesso io avevo la mia contromossa, diciamo. Memento. Wow, Memento è vista poco, si è vista poco, però è ottima perché ti dimezza gli attacchi, muoio. Il tuo turno funziona, spari tutto quello che devi sparare e poi entra con un Smeargle fresco fresco a cui te non fai niente perché c'hai gli attacchi dimezzati. Esatto. Infatti vediamo che Garchomp prova a sparare la Z che fa 15% a Espeon. Entra Smeargle che è scarpato. Che è, a differenza di come si gioca nel 99% delle volte con Eevee, questo è uno Smeargle Choice Scarf. Quindi diciamo che a sto punto lui è l'ultimo turno della Tailwind. Sì, però io so già che, vabbè, Smeargle Scarf Outspeed Mach. con tutta probabilità supera Mach Quindi ti basta sporare Mach e shottare Garchomp. se la spora qui non l'ho provata perché ho detto se riesco a far fuori subito Mach
riesco a portare a casa immediatamente la partita. Ok, quindi vediamo che hai fatto. E gli rivelo una mossa che prima non aveva visto. Ok, lui fa doppio switch. Tu spari il Dazzling Gleam. Final Gambit. Ok. Faccio Final Gambit. Quando vedi qualcuno spararti il Final Gambit dal nulla, dopo che hai provato per un quarto d'ora a capire quel set di Whimsicott, che cavolo, mi ha tirato fuori Memento, ma che cavolo, e poi ti tira fuori anche Final Gambit, sbianchi e inizi a sudare, perché qui hai capito che c'è poco da fare. Quello Swirl è sicuramente Scarf, max speed, max HP per fare Final Gambit e togliere quelli che rompono le balle a Espeon. Sì, è leggermente meno di max HP, ha un piccolo investimento in difesa. Ok, qui lui ha sbagliato, ha buttato via il suo ultimo turno di Tailwind con un doppio switch. Perché esatto, ha fatto questo? Perché, beh, sicuramente non è che poteva fare molto lui. Qui lui, la sua ultima speranza era avere Drift Blim più veloce del mio Espeon boostato. Ok. Cosa che non è, perché io... Infatti adesso vediamo... Il mio Espeon è molto veloce. Vediamo il turno 5. Tu switch in Eevee, lui switch in Tapulare. Però il tuo Espeon gli shotta il Drift Blim. Quindi in questo momento lui avrà tre Pokémon come te. Te però c'hai un Espeon carro armato e gli vi accanto, che però non fa niente. Quindi io immagino tu faccia protezione con Espeon e o aspetti che vi muoia o fai il Baton Pass per... Esatto, che è quello che ho fatto io, perché era una mossa buona da fare per darmi lo switch. Esatto, fare il Baton Pass, perché tanto sicuramente Mac puntava su Espeon. Se magari arrivava qualche danno da Tapulele, lo prendeva Eevee e Smeagol entrava gratis, come ha fatto. Sì, esatto. Esatto. Qui c'era un piccolo problema. Ok. Come gestirmi il Mac e il Tapulele, dato che se facevo Stored Power da una parte, Protect dall'altra, insomma... Non era una vittoria garantita al 100% se io mi fossi loccato su Final Gambit, quindi ho optato per andare di Spora, okay. Safe. E ma da Zing Lim di Espeon, quanto danno fa a Mac? Allora, questa è una bella cosa, cioè, tra virgolette, perché il massimo danno che può fare è 50%. Ok. Lui, ovviamente, e io ho detto... Se ha un quindicesimo di possibilità di beccare giusto il roll che si fa attivare la bacca. Ok. Non lo prenderà mica quel roll. Vediamo come va il turno 7. Switch di Garchomp. Story Power su Garchomp. Spora su Mac. E qui ci siamo. Ora sei in vantaggio. Penso che tu qua farai Story Power su Lele. O farei il Dazzling Gleam. Red Power, perché Dazzling Gleam non era range. Ok, quindi switch in di Smirgle, Storia Power sull'Ale. Ma che si sveglia, spara il Knock Off. E ovviamente prende One Turn Wake Up, però ci può stare, insomma. E qui la situazione è abbastanza complicata, o meglio, se entra Smirgle, quel Mach è finito. Sì, però... Il problema è, se io gli attivo la bacca e contemporaneamente mi uccide Espeon, poi lui torna al 100% e Smirgle non lo uccide. E Final Gambit non basta più. Ok. Devo riuscire a fare due attacchi con Espeon. Quindi come fai? Allora, io qui cosa ho pensato? Ho pensato che lui pensasse, insomma, la stessa cosa. Mm-hmm. Quindi ci può stare che ti attacchi Eevee pensando a un Protect. Perché con un bel Knock Off sull'entrata di Smirgle, esatto, me lo shotta, se non lo shotta lo lascia moribondo. ed è finita, perché io non posso più, con Final Gambit non faccio più danno. Mm-hmm. Posso sperare nei tre turni di sonno, però. Ok, quindi vediamo come va. Eevee mi fa forte. Protect
Dazzling Gleam 51%, ovviamente gli riattivi la bacca. Però spara Knockoff su Eevee, e questo è il predittone. Esatto. Questo è il predittone che vi ha fatto iniziare la remontata. Perché era talmente ovvio, secondo te, ma non secondo quasi tu, lo switch su Smeargle, e tu questa proprio l'hai rischiata perfettamente. Sì, perché ho visto la mia win condition nel fatto che... Anche perché, se non sbaglio, prima si è visto nel match precedente uno Smeargle buttato come switch senza neanche quasi pensare ai rischi. Hai preso Whimsicott, l'hai tolto, hai buttato Smeargle ed è morto. Quindi lui magari si aspettava una cosa simile. Ha preso le misure su quello, diciamo. Lui ha cercato di ripetere un po' quello che aveva fatto nel primo game, ovvero nel beccare Smeargle nello switch in, perché una volta dentro gli dà troppi problemi. Ok, quindi vediamo com'è finita qua, perché penso che ti basti attaccare con Espeon. Sì, ovviamente in realtà non sarebbe neanche servita tutta questa cosa se non avessi beccato il max roll, esatto, del 51%. Qui parte il Final Gambit e GG. Smeargle muore, Mac muore, e in mezzo al campo di battaglia pieno di cadaveri c'è il nostro piccolo Eevee tutto contento. Sì, e questa è stata la mia lotta nella finale. E sono stato contento di aver portato Eevee, di essere riuscito a vincere e di aver contribuito alla vittoria di tutto il torneo. Anche perché, cioè, complimenti per i set, perché Eevee sa cosa fa, Espeon sa cosa fa, tutto quello su cui devi puntare è il dubbio. Non hai solo Smeargle che mette i dubbi nel cervello della gente, ma anche Whimsicott su Smeargle a livello nervoso sono un casino da gestire. Poi vedi un Eevee team, fai, cavolo, se perdo contro un Eevee team mi prendono in giro, perché è un Eevee team e dovrei counterarlo alla perfezione perché è l'ABC. E invece, bam, c'hai una best of 3, un numero di dati limitato che puoi ottenere, perché non è un torneo, magari siamo in top 8, il mio amico ci ha già giocato, gli chiedo, senti, ma quel Whimsicott è Sash o è Fling? E lo so, invece in queste cose ti è andata male. Esatto, sulla best of 3 secca è sempre utile avere qualche segreto. Riveliamo l'ultima mossa su Smeargle, che è davvero interessante, credo di averlo inventato io questo Smeargle in Eevee Team, perché come quarta mossa ha Matte Block, ovvero ribaltappeto, che è la mossa di Greninja che tutti quelli che attaccano dopo di te non è priorità, tutti quelli che attaccano dopo di te non fanno danno al tuo, esatto, punto. E per le mosse Z funziona come una protect, ovvero si prende il 25% dei danni. E quindi diciamo che... È una mossa che avevo scelto di mettere perché mi dava molto fastidio le lead con Cardana. E soprattutto in un metagame senza Talonflame che spara Brave Bird CB è molto più forte Matte Block. Sì, ovviamente funziona solo per un turno e poi devi switcharlo. Sì. Però se in quel turno Eevee fa Extreme Evo Boost, esatto, poi magari proteggi, butti chi di turno, poi chi di turno muore, rientri con Smeargle e inizia la fiera. Sì. Poi Smeargle, questo essendo Scarfer, è dotato anche di Transform, perché se si torna dentro ci si può trasformare nel proprio Espeon magari, che ha Magic Bounce, quindi rimbalza tutti gli eventuali Roar, Taunt, Leech Seed, eccetera, però non rimbalza Transform. Perché è una cosa su se stessi e non sull'avversario. Perfetto. Bene Mark, io ti ringrazio per essere stato con noi, è venuto davvero un video molto informativo, speriamo che l'NPA abbia più seguito in Italia, perché i nostri stanno iniziando a contare davvero anche in questo circuito internazionale. Sì, io consiglio a tutti di iscriversi o comunque di cercare di partecipare, perché è un'esperienza che a me è piaciuta tantissimo personalmente, e posso parlare per quello che è il mio team, non per gli altri ovviamente, però si è venuta a creare
una specie di mini community, di mini team effettivo, che adesso, finita l'NBA, continua a essere attivo, giochiamo tra di noi, si builda, si testa, ci si iscrive, e quindi è anche un modo per conoscere giocatori e fare sia nuove conoscenze sia avere contatti con giocatori magari di grande esperienza. Sì, esatto, perché ripeto, è la maniera migliore per migliorare. Il metodo full immersion, dove te ti ritrovi immerso in questo mare di sapere di Pokémon, e anziché annegare inizi a dire: ah cavolo, sono bravo anch'io, ah ma sono bravo quanto loro, e lì inizi davvero a fare risultati solidi. Ecco, per chi non ha molti risultati da esibire nel post di iscrizione, c'è una seconda chance. Viene fatto anche un post dove i capitani accettano richieste da giocatori magari che non hanno tutti questi trofei vinti o tutte queste conoscenze, e dicono: mandateci delle lotte che avete fatto e noi valutiamo quelle. E uno può essere, se ha delle lotte in cui gioca particolarmente bene, magari scrive anche una piccola analisi della lotta, oltre non invia proprio il link nudo e crudo, viene spesso preso in considerazione. Si fanno anche, non per tutte le squadre, per tutti i capitani, delle mini sessioni di ladder, dove tu puoi fare richiesta, il capitano viene a vederti, tu ladderi un po' su showdown, se rimane positivamente colpito vieni preso in considerazione nella squadra. Quindi anche chi è abituato a giocare solo su showdown, solo online, quindi può avere la sua occasione in questo modo. Non è una cosa fatta e pensata per rimanere elitaria, ma è una cosa fatta apposta per essere accessibile da tutti, perché la community deve autoalimentarsi, ecco. Se non lo facciamo noi, non lo fa nessuno. Viene data una possibilità a tutti, che poi è ovvio che ci sono 400 iscrizioni e non possono essere presi tutti, però c'è una possibilità, se si sa giocare abbastanza bene, di essere presi e poi far parte del torneo, insomma. Bene, allora ciao a tutti ragazzi e al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao.